Let's continue to rip them to pieces, come on, my friend. I will win this. I will win this. Non dovrebbe laggare, eh? Quella è la buona cosa. L'altra volta ero un po' frustrato perché andava a scatti. Oh, un gioco del 2008 che va a scatti! Un gioco vecchio più di un decennio, ma dai! Ecco, siamo arrivati alla missione Shadow, l'ombra degli mortacci sua. Eccolo! What a nice ass! Can I sniff it, please? Guarda che appartamento schifoso che c'ha! Ma che roba! Sta proprio un luridone, eh? Luridone. Dai, non andare a scatti, ti prego. Se vai a scatti. You deserve a calcio in culo, my friend. You deserve. Ma i piedi? Why are your feet in the cemento armato, my friend? They are in the cemento armato. Specie, c'è una pie... Specie. Your feet are in the cemento armato. Let me help you, please. Ah! I helped you. Oh, così va meglio. Così va meglio. Allora, andiamo a fare la missione. Magari non ha più. Bella sta macchina. Give me your car. No, troppo lontano. Andiamo questo, sti cazzi. Ma Roman Brutic. Sì, ma ha mandato un messaggio inutile. Cioè, pensavo ti avrebbe interessato sapere che sono tornato a casa da solo. No, non mi interessa invece, vaffanculo. Proprio un dito al culo, eh. Ma Roman, you are an ass crack. Sì, ho finito Doom. Ho finito su Nightmare. Abbiamo combattuto contro il diavolaccio infame. Non ti ricordi Baldi, eh? Come dimenticarci di Baldi's Basics. Logging on. Ah, qua devi andare a PC. Just get there. Damn these people. Hey, Quello è Roman. impazzito. Qui è Spero il tipo. Brucey, have you met my cousin? No, this Brizzi. is Brucey. We met for Bruzzi. work. Oh, loveme.net? Ha ha. No. Questo è mezzo matto. Qua ti Yeah. devi ricreare il profilo sul Classic. falso Facebook di GTA. Mi That's pare. how I like my women. Mi pare, eh. Women got it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? He's talking Brucey, about he crap. understands my vision. Oh, so he's an idiot. Pietro Hey, Smusi. screw you. Listen, man, you should try going online. Ho visto Half-Life Alyx. No, ma non mi Tecnofobia. interessano i giochi VR. Sti cazzi. Technophobe. No, Poor il guy. VR We puzza. gotta get Ma you comunque non sono mai VR. stato un fan di Well, Half-Life in not today, generale. so Anche se è un maybe. buon gioco, ma All non. kinds of things. Non è che mi Just fa a couple of impazzire alla months and I fine. discovered they Una both love stronzata. women who don't like to Be share sono più what belli they altri want. giochi. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? E sto Go to scemo, the tirare un forks and calcio sulla grab some schiena. NPCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keep sending me news for you. Ah, devo fare un Brucey, hurry, appuntamento. stop exercising. Okay, Non let's put some bitches to the sword. Beat mi it. ricordo tutto. La Is camera? Joe? Cosa? No, ma la tengo così la camera, dai. Lo zebone di Doom è un piacere guardarlo. Sei stata una persona completamente diversa rispetto a DBD. Forse DBD nuoce alla salute. Comunque, GG. No, ma DBD non è skill based alla fine. È minimamente skill based. Ed è frustrante perché non premia la skill necessariamente. Premia solo marginalmente la skill. La skill ti aiuta, certo. Però ci sono degli elementi che accadono a prescindere da come hai giocato. Tipo il DS, i perk. Fa incazzare poi perché c'è sta gente, soprattutto i survivor, usano i perk e si credono bravi, anche se non sono bravi, a un cazzo. Frustra quello, però tanto io di BD, quando ci gioco, t'hanno la stecca, perché tanto...
non è un gioco a cui voglio dare il merito di giocarlo, come dire, lo voglio giocare per male, perché è un gioco per male di BD, non è un gioco da prendere sul serio, no? È un gioco del cazzo alla fine. I want to use the computer. Roman? No! No! Ecco! Ah, le Gmail, che cazzo devo fare? Rispondiamo bene, attivarmi account, chi se ne frega. Andà qua. A bocca aperta, oddio. Aspetta, eh. Ah, devo uscire già. Ah, non era qua che si faceva. Rimangono là, eh. You want some food, my friend? Oddio, che fa? You want a ciambella in the head? It is a very hard ciambella, eh? Yes? You want a ciambella? Smoothie. I will smooth you, Pietro. Yes? Dio, gli ho fatto male con la ciambella. Dai, non la prende più. You want something to drink? Ma poi stanno là a terra, ti dia strasciconi. What's the matter? Rusty needles again? È lui! È Pietro Smusi. Someone woke up on the wrong side of the clinic today. Pietro Smusi? Bla 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 bla. I will break the computer, eh? Ruined. Bert? Hola? Alza? Oddio! Qua, guarda! Guarda il sopracciglio! Qua il sopracciglio! Hai visto? Ma che cazzo, tutto deformato! Alz! E quella intanto rimane lì! Oddio, questo rimane dalla serie, a me non me ne frega un cazzo. Ma che fa? Copre lo schermo. Se faccio così, spe? Andiamo, dai. Bella sta missione. Una missione utile. Una missione proprio utile. Grazie Gabri per il tier 1 per 2 mesi di fila. Welcome back nell'esercito degli Ace Game. I set up the email account. I kicked and punched and I threw donuts around. I had fun. I ruined the business. Assurasina, I ruined the business. Andiamo dalla F, va. Grazie Valox 26 per l'euro. Bentornato a te in live. Abbiamo finito Doom, eh? Abbiamo finito, ma la sera zebbona è arrivato tardi come sempre. Oh, vabbè, grazie di essere qui adesso. Abbiamo sconfitto il diavolaccio prima, gli abbiamo sputato in culo per bene. La seconda fase del boss l'ho finita a first try. È tanta roba, insomma. Il capo dell'ufficio quando la segretaria non vuole... Cosa? Dai, queste cose... Il capo dell'ufficio. I have arrived, my friend. Erbalzino. Ma guarda male, oddio! Why did you look at me in a nasty way?
Bills? Yes. An old man. You are an old fart, my friend. Don't move. Bills? Salts? Oops. Birds? 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 You dropped your coffee. Do you want the coffee? You don't want it anymore? Are you sure? Escrack. I don't want this to get really ugly. Birds? Broken nose. Stay down. Stay down, bravo. Vai, facciamo la missione. I told you where she is. I tell you. Sempre a litigare. Ehi. Ah, devi controllare se c'ha qualcosa. Ah, no, no. Ma guarda, guarda la guardia fiera, il ceppo. Ci vediamo all'inferno. Nico Bellic. Yes. Cioè, qua, così, fiero. A posa fiera. Lo spinge via, ma something. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Wait something, Black Dead Redemption, grazie per i 9 mesi, dai, ed GTA, gioco platinato su PS4 ormai quasi 7 anni fa. Potresti ricordare a mio fratello che grullo per essere perso la fine di Doom per lavorare. Beh, vabbè, stava lavorando. Se non lavora non porta a casa la pagnotta, dai. Se lo recupererà il demone. Mr. Faustin? No! I'm fucking angry! Tutti matti, grulli. Che devo fare? Ma chi è? No. Good. Bene. Because if you did, I'd fucking kill you. Così è. She's my daughter. Ungrateful bitch. I bring her here. I spoil her rotten. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her. La casa non è malaccio. Un po' all'antica, però. Insomma. She is. Such a good smarolo father. Un padre che sgozza 3 persone al giorno. But I don't accept my daughter turning into a whore. Nico. Non accetta. Ma devo ammazzargli il ragazzo. Ecco, devo ammazzargli il ragazzo. Per forza, abbiamo tante belle robe. Potresti spostare più a destra, i sottotitoli vengono coperti, ok. Sì, quello è vero, quello è vero. Lo spostiamo, lo spostiamo. Firefly Island. Spostiamo sta cam. Ah, così. I have to go to Firefly Island and spit in his mouth, my friend. Let's do it. Everybody do the Nico Brutic. I destroyed your monnezza. Andiamo questa, tanto. Devo andare a Firefly Island. Dov'è? Lontano? No, è vicino. È qua vicino. Novizio, di chi è sta frase? Boh. Novizio. Mi ricordo, avrò usato una frase simile, ma chissà in quale contesto. Grazie AlexB98 per i 9 mesi di sub. Cazzato. Bentornato. Grazie Nico Vegas per il mezz'anno. Sei un grande Zeb. Bentornato, grazie al supporto. Cominciasse tanti mesi. Una limousine così a caso. Panu Gomez invece, grazie Prime, e benvenuto nell'esercito degli Skimmer Sausage Suppers. Do you have health insurance, my friend? Then I can do this.
Dov'è? Ma dov'è? Ecco! Unite God, sembra Boromir, del Signore degli Anelli, è lui. Mazziamolo, easy rectis si fa ora, eh. How dare you reply to me in a nasty way, I will kill you, eh. Dirtbag. Non muore! Ma che stiamo a scherzare? Ma che stiamo a scherzare? Ma che stiamo scherzando sul serio? È antiproiettile. È antiproiettile. È fottutamente antiproiettile. Yes. Oh. Mamma mia, oh. Ah, I wrecked him. I am standing over his cadaver. I don't know how happy your daughter will be. I don't care about her. Mamma mia. I don't care about her happiness. Birds. Birds. La gente ti vede pestare uno sull'autostrada, gliene frega un cazzo. Non gliene frega un cazzo. Mettiti il casco, dai. Mettiti il casco. Oh. Che cavolo, quando siamo? In un certo paese che non nomino. Che cavolo. Vai, torniamo da lui, dal Fausten. Facciamoci da un'altra missione ancora. Panu Gomez. Aspetta. Ah, sono arrivate ora le notifiche. Le notifiche di Streamlabs che arrivano in ritardo sono fantastiche. Pronto? Vedi uno morire? No, non gliene frega nulla. Nell'elicottero. Nico! Devo controllare le mail. Ora poi fa qualche lavoretto per conto di Bruce. Bruci. Un po' cosa fa? Sente attraverso il casco. Che te devo dire, Manuel? Sente attraverso il casco. Che ghigno, guardalo. Guarda che faccia, il muso. Il pazzo non è a casa. Is Mikael home? No, he's out. Ok. Should I wait outside? Can I shit on his couch, please? Thank you. You're welcome. Ecco fiero. E lei, a differenza del marito, thank you, è educata, usa le buone maniere, gli offre da bere. E di lei si fida pure, vedi? Di solito Nico rifiuta sempre tutto, però. Like barbarians, uncivilized, like immigrants. Oh yeah? I know what you're thinking. Questo gioco e le moto sono slitte, sì, sono difficilmente controllabili. È un po' meglio su The Lost and Damned, però. Era. Ora invece. Ah! He lost a game at Monopoly and he wanted to kill everyone. Wrong with me that I did not see it in him. Diventato grullo. I changed him. Life is complicated. Ecco, questa è la frase del trailer. I never thought I'd live like this. Life is complicated. I kid people. When the war came, I did bad things. Com'era? After the war, I thought nothing of doing bad things. I spat in people's mouths. I shat on people's heads. Era più bello quello. Avrebbe venduto meglio il gioco se fosse così il trailer. I shat on people's heads. Quello. Walk into a village and you see 50 children all sitting neatly in a row against the church wall.
each with their throats cut, and their hands That's... trained. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul. The creature. You are a creature. Sì, ma... Qual è la missione? Well, I don't know about that. The mission is to piss in the tea. Привет, Лена. Oddio. Ecco. Ah, da 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 da. Nico Bellic, baby. Good to see you. Nico Bellic, baby. Pazzi, I want you to teach me. Lo schiavo, là. To listen to you want him to get us the money. Fuck the money. Mikhail, please, calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck Petrovic. Com'era Nikolai Patrakov? Gli puzza il Nikolai Patrakov a questo, eh? Gli puzza il Lasur. Questo è uno da... Lasur? I want you to pick up a truck. I want you to pick up a truck. Call me when you get to the truck. Ok, sembra semplice. Go to hell. Prendo un camioncino. Get out of here. Piss off. Andiamo. Vabbè, dai. Recati alla vecchia fabbrica. Vabbè, proviamo a farlo senza cascare. Appena lo dice, oh. Appena ste moto di merda. Ma non girano ste moto, sono luride. Aspetta, Rick my balls. What did you say? Okay then. How dare you insult me? I will give you a calcio in culo, eh? Do you want a calcio in culo? Do you want a nocchino ginocchiata? Ah! How dare you? No! Ebbets? Ah! Oops! Ebbets? Mabbets? No! What? Ma il Benagol! È lui, eh? È lui, è il Benagol! Da far giustiziere invece l'ha presa in culo. Andiamo, vai. È bello. Era lui. No, la mia miseria di fega. Ma rubare un camion non è difficile. Secondo me c'è il trucco sotto. È bene, coltanente. Grazie, Nico Vegas. Nico Vegas. Per il sesto mese di sub. Ma sei un grande Zeb. Sei un piccolo. Grazie Panu Gomez per il Prime. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Il Tequilero ha rinnovato invece per il settimo mese di fila. Welcome back. Grazie Birele anche per il Tris. E welcome back. Grazie del trimestre fiero. Carta nuova per te. No 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 no. Frenare. Ma quanto ci mette a frenare? 3 ore. 3 ore a frenare, Ecco il camion. Allora, la cosa è che se io mi ricordo fino a qualcosa mi ricordo, ma non tutto. Ok, l'ho preso. Ho finito Doom. Delivering when it's inside, think of the explosives. Should blow up, maybe you'll be
L'esplosivo, devo farlo saltare per aria. Aia! Qua se sbatti mi sa che succede un boom. No, 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 vai via, no, vai via, no, 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 non rimortarci su. Qua te di madonna. Qua se... se sbatti contro qualcosa fai una grulla fine. Guarda. No. Pensavo arrivasse qualcuno da destra lì. Giriamo. Ci so io, ci so io. No. Ma qua... 1 mile. No, non puoi attraversare. Non hai la precedenza, non me ne frega un cazzo. Ma qua c'è la gente tra i coglioni. Vabbè, io vado piano, mi interessa. Per guidare a GTA 4 ci vuole il joypad. Per accelerare e frenare tramite i grilletti. Potrebbe essere vero, però io sono abituato così e vado avanti così. Potresti aver ragione però, tuttavia, perché per la guida col grilletto dosi meglio. Col grilletto dosi meglio l'accelerazione che ti interessa, no? Oh, che traffico. Traffico lurido. No, là si paga. Ma io non voglio pagare. No. Ti avere pazienza, se no scoppi. Rallenta per pagare il pedaso. Pedaso de merda. Pedaggio. Non devi attirare attenzione. Se faccio così. Se comincio a mixare. Cazzo. 3 ore per pagare. Mamma mia, lentezza. Qua gli tira la moneta al volo. Glielo tira così. Raga. Io non pago per da solo. No, devo pagare per forza. Have a ugly day. Paga. Ok. So far so good. Pronto? Nico, it's Roman. We should go and get drunk together. Roman, I'm nervous enough about driving a truck full of explosives around the city for Mikhail Faust. He's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin. Che cavolo. Sempre a rompere i coglioni. Nel momento sbagliato. Allora, dove devo andare? Devo andare qua, vicino, Vicino, dai. Una missione diversamente bella, proprio. No. Piano, no, no, no. Dai. Immagina la vita reale, uno fa come minimo scende uno, lo picchia. Ma ora mi parte il maggot, perché mi sta... Dai. Oh madonna. Io passo qua. Interessa nulla. Come faccio? Mi hanno bloccato. Dai, ma infiniti sono. Come faccio a passare? Non posso passare. No.
Vabbè, sei un coglione. C'è marciapiede, non riesco a salire. Ti levi dai coglioni, stronza. Vai a fare in culo. No! Mamma mia. GTRP. No, GTRP è noioso. Non capisco come fanno le persone a giocarlo, a trovarlo divertente. Noioso come una merda. Divertente da fuori a lavorare veramente, sul serio. Cioè, è brutto in culo. Non so, non capisco veramente cosa ci sia di bello a fare le cose in modo lento e noioso. Boh. Non capisco minimamente il divertimento. Dio. Dai. What the fuck? Saltato tutto. Boom! Bene, missione compiuta. Meno male perché era noiosa come la morte. Mr. Maldrus, grazie per il tuo 18° mese di sub. Un streak così. La polizia. Bushwanawi. Incazzato, Did you know who it was? It was me, What are you going to do about it? Che buzza. Che buzza. Vigile fuoco. Oh, perché? Oh, che vuoi? Che vogliono? Oh, ma che vogliono da me? Ma che? Why do you shoot me? Is it because I have an ugly face? Ma perché mi vogliono morto? Perché sono rimasto là vicino. Ma che ne sanno che so io? Ah, sono andate via le stelle subito. Ok. Aspetta. Che cazzo? I've blown the place up. But don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice cold killer. I thought nothing scares you, man. Pussy. Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing. Dimitri. Nothing. This is how you treat me? Vietato guardare gli edifici in fiamme, perché ti sparano a vista. Non c'è la polizia, non posso tirare un calcio in culo. Business hours. Ah, questa è fatta. Un calcio in faccia. Risolviamo subito la questione. Ora dovrei ricevere una telefono. Ecco. Ecco. Ci servono. We are bowling, sempre. Vabbè, andiamo da Brucey. Lascia anche Dimitri. I Dimitri c'è anche. Dobbiamo andare là. Sì, uno di quei due. Ecco Dimitri che ci manda il messaggio. Dobbiamo parlare, mi trovi lungomare. Dobbiamo parlare di cassate. Usa il taxi, fai prima. A trovarlo. Quando vai un taxi non c'è. Perché lo vedi un taxi qua, io no. Io non lo vedo. Paga metaggio, io non pago un caso. Non pago un caso. Io non pago un cazzo, io non pago un cazzo, non pago un cazzo. Bella, voilà.
Pagamento non pervenuto. Non captato il pagamento. No, no, c'è uno là. Qui rispetto al 5 le stelle se ne vanno via molto più velocemente, eh? Ci avete fatto caso? Aspetta, proviamo. No, that client is a maggot. No, 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 it's a worm. Let me get in. You need to piss off. I go in and you go away. And you go away. And you go to hell and I go to the Dimitri. Because you are an inferior pile of shit. Move it. Can you drive like an Escalade, please? Ah! Che ha detto? No! Piss off! I don't give a shit, go and eat by yourself, you dirtbag! Ma questo che, come cazzo guida? Ma come guida? Guida come un caimano! Ora il Jacob è il tuo amico, ma l'ho mandato a fanculo! Come fa se mio amico? L'ho mandato in culo! Thank you for the ride. Okay, let's get it. No, I gave you money. We saw. You want to fight, eh? You want to fight? You ready to dance? Take your best shot. The dance was sulla. Calci in culo, eh? I want the fight. No, 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 it was a joke, it was a joke. It was a joke. Anz? No! Ma perché non ha saltato prima? Vabbè, sti cazzi. Sti cazzi. Chi se ne frega. La polizia lo lascia stare. No, ma non scavalcava, fin quando non mi ha arrestato. E poi dopo ha scavalcato. Ovviamente. Sit down. Comunque io ordino delle birre, eh. Forse, ma non lo so. What do you think? Michael, Mr. Fustino di merda. Pietro Svusi. Fa jogging questo tempaccio, guardalo. You're giving a choice. Play Fortnite or PlayerUnknown Battlegrounds, what do you do? Not after you killed. You throw the computer out of the window. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want. They will find you even in the cool of a formica, my friend. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Questa è una merda, eh? È una merda. So they want me to. No. Hired smoozer. I am a hired smoozer, my friend. Elia, grazie del Prime Sub anche da parte tua. Benvenuto nell'esercito degli Ace Gamer. Ben arrivato, Piero. Dai, tirai un occhino. Il problema è che non posso ordinare solo birra, perché vogliono che ordini un minimo di 15 euro. Che faccio? Ordino 15 euro di birra. 15 euro di birra, impazzito. Serio cosa? Sì, 15 euro è il minimo d'ordine ovunque, eh. Non trovi di meno. Manco a pagare oro, eh. Cioè non ci sono posti che fanno meno dei 15. Perché non si degnano manco di venire a casa tua. Vabbè, fanno bene, che cazzo è. Vai a casa di uno per 5 euro. Facci tu. Non ho nulla in contrario, a questa cosa. Andate lì. Ricordi Action 52? Me lo ricordo, sì. Crevodog, I'm dying of hunger.
Give me that. And you know what I will do in exchange? I will give you this. No, US! Bye bye. No, 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 no. Oddio, gli è frega un cazzo, eh! Ah. Pensavo gli ne fregava un cazzo. Non c'ho la Molotov. Non ce l'ho. Ce l'avevo l'altra volta. Grazie Federico Fabozzi per il Prime. Un bel Prime sub. Benvenuto a te nell'esercito degli Ace Gamer. Can I... Smoothie, can I take this, please? Wait, you need a calcio in faccia per... Want to get up? Prego. Down. Stay down. Calcio in culo. Che è successo? Che era successo lì? Mado, c'è sempre un bug in spe. Arunzarinza. Ma quella annoiata. Oddio. Guardala. Guardala annoiata. Gliene frega un cazzo. La gente rimane lì. Frega nulla. Deficienza artificiale. Un'entrata con stile gli si è fatto. Ti seguo praticamente da quel video, dal video di Action 52, ai bei tempi, a Bibiena, grazie il Massans per il terzo mese di sub. Nick, non si possono fare errori, Michele è un uomo pericoloso, ti ho lasciato qualcosa per proteggerti sul lato del club. Mi sa che mi vuole ammazzare, eh. Mi vuole fa... Ah? Giubbotto. Io era barbone. No, leave me alone. Entra tutto tranquillo, Dio. Dio. Di nuovo Pietro Smusi. Di nuovo. Di nuovo, è ovunque. Guardalo, guardalo. Guarda che faccia fiera. È ancora lì. È la stessa guardia che aveva quell'altro. This is not about taking over. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Vlad, bravo. È la guardia di Vlad, la stessa guardia che ha ucciso prima. Vale, eh. My brother. Lo stesso. You see this? Smooth is everywhere. This tattoo says we are brothers for life. Il tatuaggio. And now he betrays me. Didn't give him a choice. You should have been calm. Sa che lo devo ammazzare. No one, not Dimitri. Not anyone tells me to calm. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some troia da galera. È da Smoothie Bot. Lo devo smusare. Esecuzione gloriosa. No, no, faccio l'esecuzione zebbiana. Si fa ora. No, I will shoot you. Easy. Easy. I do not want to do the scazzottata. Guards! Oddio! Si confonde la porta lì. No. You piss them off, eh? Get wrecked. Ma dove va? Dove va? Pietro Smusi. Easy. Oh. Sta telecamera. I will wreck you.
Spara, eh. No, how dare you! Huh? Oh, Dio! You should not have fucked me! Easy! You got wrecked, my friend! You got spat on! Spesbe? Oh, Dio! C'è un piccione! Il piccione! Dio! Petrovic, I will squash you! Oddio, non vola via, eh! Non vola via! I will fart! Il collezionabile, spara! Spesso, Rect! 199 piccioni rimasti. Pochi, eh? Una specie via di estinzione. Va bene. Un'esplosione di piume. My friend, do you have an ugly passeggero? Do you have an ugly passeggero? Peace off. No, volevo prendere di peso. Peace off. Get out of my face, you sack of shit. It is my taxi. Thank you for the ride. Wait. Vers? No. Arrest him. He started. Arrest him. It is his fault. Police. Oh, scuffle! I will help you catch the culprit. Arrest him. He hit me for no reason. You got arrested, you dirtbag. Ma che fanno? Ora la porta via. Arrestato, ma dai. Oh, Dio. He went in galera. Oh, spè, qua ci sono i soldi. Peace off. Ma qua ci sono i soldi, eh. No, voglio spaccare questo. Piss off, Jacob! Ecco, pissed off, a proposito. Voglio spaccare sta cosa perché dentro è piena di soldi. Warehouse in hell, my friend. Easy bianco e nero. Sì, ma se scoppio il veicolo dici che si incazzano. Give me the money. Paga. Oh, no. Dai, scoppia. Non scoppia. Madonna, quanti soldi. No, it is my money. No, stay away. The money is mine, eh? It is not yours, it is mine. Ci sono altri soldi là. Vabbè, il grosso l'abbiamo preso. Un bel po', dai. Can I borrow your car, please?
Ma sono spariti i soldi sotto. Per caso. Spariti. Ora abbiamo scappato dalla polizia. No, leave me alone, you prick. Guarda, prick. No, m'han visto, Dio. You will never catch the Dico Bruttick. You will never catch him. Never in a thousand years, you maggot. Niente. Aspetta, forse qua. Ho perso di vista, eh. Se le stelle sono grigie vuol dire che... No, 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 no. Casimiro. Sì, come ha fatto a vedermi qui? Ma vai in culo. L'elicottero del... Madonna. L'elicottero del Gesù. Via. Via. No, la gomma, no. Fanculo. A tre stelle cominciano a essere pallosi, Poi spanda ora. Oh, un altro elicottero. Un casino. Accelera, pezzo di merda, accelera. Ma mi vede, Vabbè, vado al safe house, che devo fare? Fugaisi un par di cazzi, però... Vediamo come va, dai. Appena si spengono le stelle. Dai, di qua. Di qua. Non dovrebbero vedermi ora. No, Girimo no, Qua... Ma siamo quasi fuori dal cerchio, Lì c'è un pezzente là sul molo. Si fa così. Dai. Sì! Bene. Ce l'ho fatta. Ottimo. How dare you? Dirtbag. Allora, ce l'abbiamo fatta. Perché devo andare lì ora? Ancora non era finita la missione. Non era finita la missione. Quanto pare. Qui ci stava il cartellone con la foto del trailer di GTA 5. Ma che dici? Serio? No. Ancora sta polizia. Oh madonna, quanto sono pallosi. Ho rubato la macchina per quello. Vabbè dai, roba di poco. Aspetta che mi sei sgrullato qua. Grazie per il Prime Sub Rashid 3005. DV Stefano Manufan 89. Sì. Poi chi altro? Jack R. Grazie per i Prime Sub a tutti quanti. E benvenuti nell'esercito degli X-Gamer. Grazie per il supporto a tutti quanti. Una versione di Ballad of Gaetoni. Quindi già stavano al lavoro sul 5 e hanno messo l'easter egg. Dici? Non hanno perso tempo. Per forza. Per GTA 5.
Quindi nel 5 ci sarà roba del 6, si presume. Come ruzzola. Allora qua cosa dovevo fare? Da da Brucey. Ah no, da Little Jacob. Little Prick. Colui che è stato rifiutato. Nico, andiamo a mangiare qualcosa insieme? No, I don't give a shit. Ah, qui gli tende una trappola, mi sa. Sì, sì. Ma che viscido. Non si fida, eh. Guarda la faccia. Ok, Ma che domanda è? What is this? Smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. C'ha il mento che sembra un par di coglioni. Oddio! Mr. Bulgari. Brutto che l'è! Where's our money? Where's our money? Where's our... Oh, oddio! È quello che dice quello di Spider-Man! Ma che è? È Tobey Maguire! È Tobey Maguire, guardalo! È lui! È lui! Guardalo! Grazie Matteo! Fir, per i 17 mesoni! Oh, c'è combattimento, eh! Ah! Saluta! Dobbiamo beccarsi headshot, eh? Beh? I'll rip your fucking balls off! Oh, calmo lì! Morto. Easy. Dammi l'armatura. Easy. Ma tankano un bel po' di colpi, sono i becchi in testa. Madò, sono in tanti veramente. E dove sono? Che cazzo sono? Ah. Morto. Rompo nel cazzo. Scappano i vermi. Ciao polizia. Che manca qua? C'è un sacco di merda qua ancora. Idiota. Easy. Mi hanno levato l'armatura però, eh. Sa che spawnano all'infinito forse. Andiamo avanti. Nel dubbio. Andiamo, andiamo, andiamo. Via. Mamma mia, che sparatoria. We will lose them, don't worry. It won't be easy, but we will lose them. Questi pigs.
andiamo a sinistra. Se si leva dal cazzo questo. Di qua. Ti fa rinzarunza, capito? Così li perdi prima. Vedi, vedi? Vedi, io ho fatto la rimbarumba. Guarda, guarda, guarda. Ah! Vai, fuori dal cerchio. Buono. Buono, buono. Easy. Vai, buono. Ok, quindi Dimitri ci ha traditi. Perché è un sacco di merda. A snake in the grass. Grazie Madayuchiha91 per il tuo quarto mese di sub. Bentornato nell'esercito degli Ace Gamer. Stasera molti sub e resub. Ogni sera è così, praticamente. Quindi. Sempre molto generosi. No, così non va bene. Così non va bene. Ti riporto come hai fatto ad ammazzare tutti. Grazie Best 93 per i tuoi 525 bits. Mi hai fatto mancare bar pure. No. Domani ci sarà DBD, eh. Domani ci sarà. Aspetta, ma c'è. Stava seguendo un ladro. Best 93 col show lab fiero. Allora, vediamo un po' cosa possiamo combinare qua dentro. Allora, intanto Little Jacob è sparito. Sparito. Grazie anche a Maggots02 per il Prime Sub. E benvenuto anche a te, l'esercito degli AC Gamer. Ma si è sposto il tavolo? La faccia è disgustata. Let's... Oddio! Guarda la faccia! Dara! Scissi con la testa! Ancora! Roman, what are you doing? Why are you whispering? Well, I'll be there soon. Ancora, aspetta. Che vuole? No physical justice for me. Vabbè, andiamo da Roman, vediamo che vuole. Andiamo questa. Rubato al volo, sti cazzi. Si sicura la testa, cioè proprio seguiva perfettamente i movimenti così. Che sorriso fiero, senza un neurone in cervello, in capo. Allora, dov'è sto posto? È lontano? Dai, prendiamo un taxi, dai, sti cazzi. Chi è la customer? No, 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 no! The customer can piss off. Go and walk so you can lose some weight. You sack of shit. Via. Via di mezzo. Via di mezzo. Non ti si vuole tra un coglione e l'altro. Via di mezzo. In un battasi c'è uno. Lo prendi di peso. Via. Lo devo provare qua a Malta. Devo vedere cosa succede. E tu vai a un taxi, vedi che c'è uno dentro. Apri, lo prendi, lo prendi. Lo tiri fuori, poi ti metti dentro. Ah. Roman, where are you? C'è la polizia. Se... Ti picchiano. Oddio. Oddio, si è chiuso dentro. Ti difeso, Dimitri was not a man of his word. So we're dead. Yes, yes. It's Veni. Vai al TG, uomo impazzito, butta gente fuori dal taxi. Ma Bulgarin. Where's the money?
Sembra uno stercosauro proprio. Where's it? Rovinato la vita. Come ha fatto? Se è chiuso dentro. Ah sì, eh? Come faccio? Amareggiata. Let's go back to the apartment. Who cares? You are an asshole. Calcio in culo. In the balls. In the balls. Fuck off, Nico. You're an ass, crack. This I did not expect. Qualcosa ancora aperto. Ancora aperto, chi se ne frega. Who cares if it's open? I don't give a shit. Si è incazzato, sì, gli ho tirato un calcio nelle palle. Qua però c'è da dire una cosa. Su GTA 4, quando piove, le persone, alcune, hanno gli ombrelli. Vedi come reagisce col giornale. È fatto meglio rispetto al 5. Su GTA 5 l'ombrello mi sa che non c'è proprio. Nessuno ce l'ha. Questa cosa è un downgrade, rispetto al 4. Nel 5 non c'è l'ombrello. Aspetta, vi devo far vedere una cosa, mi ricordo che aspetta. Caraco. Lo lascia lì. Ah, caraco, e poi lasciala. Taglia, comico 99, bentornato a te, sempre generoso comico, sempre generoso con i suoi 15 euro, 15 euro, madonna mia, ma ti levi da cazzo, Naccia che ti ha data la patente, grazie, sera Zeb, donazione dovuta per l'intrattenimento che porti sempre. Ora più che mai. Grazie veramente. Buona serata e buona live. A te. Spero che tu possa passare una serata fiera. E grazie del supporto, eh. Significa tanto. Davvero. Guarda che fierezza che ci abbiamo. Luizzi Peppe. Comico è sempre generoso. Allora, nel 5 quando piove non c'è nessuno per strada. No, c'è qualcuno, Jasper, solo che sono di meno. E reagiscono poco alla pioggia. Però, io dico, no, potevano lasciare sta cosa nel 5. Sai cos'è che mi fa incazzare? Io l'ho detto anche nei miei video su YouTube. Tutti questi downgrade grafici e non so... È vero, ti danno fuoco alla casa. Facciamo una cosa. No, we have to call the fire brigade. Let us call them. I will call the fire department. We'll get a fire truck out to you right away. Hold good. Tight. Please be advised that the FDLC takes no responsibility for damage to property. Come on. Shut up. I was here for you. I know you were. I got here and I... Shut up. Nobody. Oh. Shut up. Dai, ma arrestano perché l'ho picchiato a Roman. E dai! Ma arrestano! Non vengono, eh! Non gliene frega una sega! È vietato guardare gli edifici in fiamme. No, ha detto assault on a pedestrian, ha detto. No, la polizia... No, perché io lo... Gli ho dato un ramaccione. Gli ho tirato un ramaccione per quello. Aia. Pure qua.
sorry, Roman. I'm really sorry. We have to go. I am sorry, but you are in deep shit, my friend. And you, for all the good you've done me. You are in deep shit. Ma non vengono i vigili del fuoco, sono inutili. Sembrano un cazzo. Grazie Raiko M per il terzo mese di sub. Dance? E grazie Panzer Pio per il nono mese di sub. Oh, hola. Bentornati ragazzi. Tell it to someone else, I don't care about your sub story. Does it matter? No. La polizia. We have been going shittily. We went to the bar back home and found it raised to the ground, just a pile of rubble. Everything smashed. Everything smashed. Cousin, let's steal a taxi, please. I don't want to do the viaggio. I don't want to talk about back home. We're here in America now. Let's see if there's a taxi with a customer. My life, which is ruined. Just drive. Shut up. Drive. No, 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 no. No, 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 no. What's up? Oh, shit, the ribs. Get back in. I haven't been crying since my allergies. Nico's wearing this new cologne. Come on, let's go. Where you wanna go, Jefe? I want to go to Joliet. I rubato il taxi. I stole another taxi, who guessed? Thank you very much. You picked the wrong. No, no, it was just a calcetto. Vai, nuovo appartamento, nuova vita. Ci siamo spostati nella seconda città ora. Brutta anche questa casa però. Brutta pure questa. Che ne pensi in generale di questo capitolo? Molti lo hanno criticato. Ma questo GTA? No, dai, è carino, è bello. No, non è brutto. Ora perché ne hanno levato due cose rispetto a San Andreas, ma per forza. No, è un bel gioco, dai. Bello il muro, tutto sbucciato. What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now you know everything is shit and we're going to be killed and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot. An idiot. I was bought a broker anyway. I'm glad you turned up and made some Più bello dopo Vice City. Addirittura Vice City così bello. Che brutto giubbotto che c'ha. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center? Because I don't care, I don't give a shit. Bye, puppy. And have a shower. You smell a little mature. Puzzi di cipolla. Comunque non ha detto cipolla, è tradotto un po' diversamente. Ha detto hai un odore un po' maturo, ha detto. E l'hanno tradotto puzzi di cipolla. È una traduzione un po' cinematografica, approssimativa, insomma, non è proprio esatto. Vabbè, sti cazzi. Allora, questo appartamento. Achievement unlocked, lowest point. Ora hai un rifugio a Bohan. Sì. Ci abbiamo il rifugio nuovo. Seconda città. Anzi, non è manco la seconda città, è sta città qua sopra. Ma devo tornare da Brucey. Di merda. C'è da fare le missioni di Brucey. Dai, facciamole, dai, sennò. E pull over time. Pull over, you ass. Che ceppo. We're going to hell. You prick. Here we are, man. End of the line. Thanks. We are going straight to hell. Wait, I need to give you a calcetto di incoraggiamento.
You wanted, to fight me. Allora, chi è che ci ha mandato un messaggio? Sono ancora irritato col figlio di un cane, Dimitri. Vabbè, oh. Cosa ti aspettavi? Mi sa uscito. Hello. I'm busy. I said hello. Vabbè, per forza che sono in gangheriti. Se ti di un calcio alla macchina. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy. Ooh, I'm sorry. Show me that again. Can you show me that again? Can you show me that again? I'm a smoothie. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my best, man. No, thank you. Rock hard. I bench 450. I'm a... Che lurido. Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean... I am no chubby chaser, but if I was, I'm queer, I'd be in trouble, you know what I'll mean? Let them know. Hey, ma. I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Fammi di fuori. All right, listen. Oh, la faccia, sia un millimetro. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? 10 euro. People that fuck other people need to get fucked. Sai cos'è? Allora, GTA 4, l'unica critica, l'unica, non l'unica, però una delle critiche che gli si può fare è che a un certo punto ti ritrovi con tanti soldi senza la possibilità di spenderli su praticamente nulla. Perché ok, c'hai i soldi, ma su cosa li spendi? Su GTA 5 ci sono tantissime cose su cui spendere soldi, anzi non ti bastano mai i soldi, ci sono talmente tante proprietà che costano che ti finiscono subito. A GTA 4 invece c'è poca roba su cui spendere i soldi se non le armi, poco altro, no? Quello è fatto. Però questa cosa appunto è stata corretta poi. Nel 5 invece è piena di cose da comprare. Allora, si fa qua? Fammi del brief. Volante della polizia. Ok. 911. Chiamiamo la polizia. Hello. Yeah. Arrivano, vedono uno su un taxi che va. I called you to waste your time, my officer. I wasted your time. No, I am not. It is mine now. This? Bye-bye. Bye-bye. See you in hell. È il titolo della live, è vero. Perché l'ho lasciato quella di Doom. Abbiamo finito Doom da un bel pezzo. Ecco, devo riaprire Chrome ancora. Madonna, ragazzi. A me il 5 ha stancato subito, era bello gasato inizialmente, poi sono rimasto deluso. Allora, il problema del 5 è che siccome è com'è, non hai tempo per affezionarti ai personaggi, che è già finita. Non fai in tempo ad affezionarti ai personaggi, capito? Già finisce. Cioè, insomma, un po' magari, ma è troppo dispersivo per i miei gusti, dico. Le missioni sono divertenti come l'hanno strutturate, sono molto curate, cioè divertono, però a livello di personaggi, Franklin non sa di un cazzo. Non ha personalità. Trevor è un pazzoide che picchia tutti, così.
un personaggio anche abbastanza prevedibile, reagisce sempre male, sempre ah, noiosetto. Michael è quello più interessante tra tutti, secondo me. Michael ancora ci potrebbe stare come personalità, perché non so, è più divertente come personaggio tra i tre, secondo me. Secondo me ne bastava uno di personaggio, sono onesto. Accede al computer della polizia. Cosa dobbiamo fare? Lyle Rivas dobbiamo cercare. Cerchiamolo. Ha trovato un brutto muso. Ok, aggiunto sul radar. Andiamo a fargli visita. Andiamo a vedere cosa sta combinando. Nel 6 un personaggio femminile non sarebbe male. No, ma non sarà mai così, non lo faranno. Figurati se prendono il rischio. Mai dire mai, ma non credo. Un'altra cosa che vorrei dire, ragazzi, che il 6 non è detto che esca a tempi brevi, come dice qualcuno. Anzi, secondo me è ancora presto. Secondo me è ancora presto. Ci sono tanti rumors falsi. Non è il caso di dare peso ai rumors. Come andà qua? Lei arriva, I'm here to smooth you. Ready or not? I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit. He was not joking, I'm here to open your head. È scappato dalla finestra, madonna. Questo scappa, eh? Ma questo scappa, è un testa di merda. Non c'è un veicolo? No, questo scappa. Spero di fare in tempo. Forse. Forse si fa in tempo. Sta in macchina, la merda. Tocchiamogli le gomme. Anzi, prova a fare un headshot. L'ho preso, ma non muore. Ha pure accelerato. Bastardo. Ma è troppo veloce. Sì, è alla velocità della luce. Ma tu no. Brutto. Non muore. Cioè, lo sento gridare, ma mamma mia. Mamma mia, la pelle da cinghiale, Dammi i soldi, va. Interrotto la chiamata. Bene, questa l'abbiamo fatta. Madonna, si bugga sempre la chat, perché quando uso la rotella in game Mi scorre la chat. Vabbè, ora dovrebbe andare. Tanti shards e nulla per cui usarli. No, ma lo shard sono una puttanata. Sono una puttanata. Lo stream deve essere... Deve, non è che deve, però il mio stream vuole essere uno stream dove faccio quello che mi va, più o meno. Non voglio mettere i shard. Fai questo, fai quello. Gioca una partita con i piedi. Gioca una partita col naso. Non mi fa impazzire. Aspetta, devo leggere un attimo cosa. Ok, niente, lo prendo. Ok. Un attimo, mi vado a prendere una cosa.
Dicevo, gli Shard, uno se vuole fare una determinata cosa nello stream la dovrebbe poter fare anche senza necessariamente l'uso di Shard. Cioè, voglio fare una cosa, la faccio e basta, anche se uno non spende tot Shards per farmela fare. Bitch, questo mi sta antipatico, sto Brucey, mamma mia. Ma peccato che nella trama non lo devi sbucciare questo. Anzi, lui c'è anche nel 5, nel multiplayer del 5. Beh. Makes you feel like a piece of shit. Raffi Gaming, grazie degli 11 mesi, quasi un anno fiero, dedicheresti un manza a mio figlio Gabriel. Un manza Gabriel. He's watching the Nico. Che devo fare? Mi sa che devo andare a prendergli un pacchetto, tipo, stavolta. Una macchina era. Ecco la macchina, vedi, mi ricordavo bene. Devo rubare e frugare una macchina. Se paghi, se stendi il palmicchio con i quattrini all'interno, allora... sarà meglio. Sarà meglio. Yorktown Ave. Comunque sto gioco, il taxi, ti trovi a usarlo molto spesso, eh. Ecco dove un buon modo per spendere i soldi, sui taxi. Anche se non costano manco tanto. Perché ti tagli tutti i viaggi così. Il cugino povero di Vin Diesel. Grazie Manzoni anche per il bis. Sono fiero. E la Zeb è tornato, eh. Grazie al Resub. Anche a Fedelen05. Svolta l'angolo e raggiungi l'auto. Ci saranno delle guardie. Ci saranno delle guardie qua. Boh. Aia. No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. Ecco, ovviamente. You ain't driving away in this. Brucey, cosa mi fai fare? Brucey. Aveva detto che non c'erano rischi, invece ci sono. Vabbè, niente di che, eh. Niente di che alla fine. Insomma. Che poi non ha senso, perché c'è gente disposta a sacrificare la vita per una macchina. Una macchina, tra l'altro, che non è neanche niente di che. Cioè, questi sacrificano il culo, la vita per un'automobile. Ok. Aspetta, non andiamo nel punto sbagliato, però. Ma mi tocca farlo il giro qua. Bastardi, 2 stelle. Grazie anche a te, Musso. Musso 90 per i ben 5 mesi di fila. Purtroppo. Vabbè, 2 stelle non sono troppe, dai, non è troppo complicato. Andiamo qua a sinistra. Ne sbarbiamo easy. Guarda. Non è nulla in confronto al 5 la difficoltà della polizia. Nel 5 ormai sono abbastanza più abituato al 5, dove appena hai 2 stelle succede il finimondo. Sparano tutti. Auto, volanti della polizia da tutte le parti. Aia. Non sei stato all'altezza. No, ti prego.
No, 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 ti prego. Questo gioco del cazzo. Se fa esplodere il palo. No, non credo che. Come è finita a pezzi? Non è vero, la stavo per spostare. Fanculo, vaffanculo. Vaffanculo, non era finita a pezzi. Che stai dicendo a pezzi? Non era a pezzi. Vaffanculo, gioco di merda. Poi si incaglia così. Nel 5 l'hanno corretta sta cosa. Le auto non si incagliano di... Anzi, è quasi impossibile farle incagliare nel 5. Si può, ma è molto più difficile. Ti fermi? Ti fermi? Ti fermi? Ti fermi? Foglione, allora. Sto gioco fa troppo incazzare quando fa così, no? Troppo incuzzore. Manco morto. Ma vai a cacare. Gioco di merda. Gioco di merda inutile. No, no, è sopravvalutato GTA 5, è sopravvalutato. Dai, mi correggo, è un gioco del cazzo. Hanno levato tutto, grafica e basta. Secondo me il migliore di tutti rimane San Andreas. Basta. Ma non perché sono un fanboy, ma perché anche la mappa è enorme. Non è solo... c'è tanta roba da fare. No, è meglio San Andreas di Vice City. E ve lo dico da amante di Vice City, Cioè, non sto dicendo che Vice City non mi piace, anzi, mi piace, però... Chi dice che Vice City addirittura è meglio di San Andreas è un fanboy. È un fanboy, perché non puoi dire... Cioè, la città di Vice City è minuscola. Puoi fare un decimo delle cose di San Andreas. Come fa a essere meglio? Perché Tommy Versetti! A parte che non è manco chissà quale carisma. È più carismatico CJ, secondo me. Ma non perché non mi piaccia, ripeto, però dai... Ora, dire addirittura che è meglio Vice City di San Andreas, cazzo, ma vogliamo parlare di quando è uscito San Andreas? Tutti a dire quanto è meglio di Vice City, tutte le cose in più che puoi fare. E ora Vice City all'improvviso è meglio di San Andreas, ma vai a cagare. Dai, non mi rompere il cazzo, dai. Non mi rompere i coglioni. Cioè, vogliamo parlare delle missioni di San Andreas, del numero di missioni anche secondarie. I segreti, quante auto ci sono, quanta varietà c'è. Dai, non mi prende per il culo. Tutte le stat che puoi aumentare e cambiare, dai, i velivoli, la varietà di tutto. Se mi viene a dire che Vice City è un gioco migliore, non capisci una sega. Al massimo puoi dire ho preferito un po' la trama, ma anche lì è un po' tirata la cosa. Ma, e ripeto, non è per dire che Vice City sia brutto, perché ma Zeb, ma che stai dicendo? Allora Vice City è brutto. No, non è brutto, però San Andreas è migliore. Mi spiace. È nettamente superiore. Oh, ma hai rotto i coglioni. Avessi un esplosivo. Quanto ha rotto il cazzo questo. Vabbè, sta missione non è difficile alla fine, vedi? Sì, ma San Andreas ha regalato momenti magici, come ha detto qualcuno in chat. Non facciamo paragoni stupidi. Grazie Morgan67 per i ben 13 mesi di sub. Bentornato. Tra un po' arriverà una consegna, quindi mi assenterò giusto 2-3 minuti massimo per andare giù a prendere la consegna. Giusto qualche minuto, 2 minuti. È così. Consegniamo. Mi sa che qua mi paga in base a quanto era danneggiata l'auto. Ma poi che nome è Brucey? Eccolo.
Nico, ti sei drogato? Nico, ti sei drogato? Hai tutte delle sostanze stupefacenti? Che cazzo? Madonna. Madonna, oh, un gioco Rockstar non può avere 10 anni che non funziona un cazzo. Where is the door, my friend? I cannot find the door. Non puoi far nulla. Ah, poi. Ho skippato. Meno male. Mamma mia, per fortuna. Brucey, che altro vuoi dalla mia vita? Che altro vuoi? Quanti altri anni vuoi togliermi dal groppone? It was not so easy, I couldn't get out of the garage. I was closed in. LV-Sync, sì, ma... Mamma mia, devo mettere V-Sync, perché sto gioco, essendo vecchiotto, si bugga se non lo metti. Allora. Ma c'è il V-Sync? Il V-Sync c'è! C'è il V-Sync! C'è, sì! Ma... No, è fatto male proprio. È un bug, bro, sì, è un bug. Grazie Mythic Lori per i 2 mesi di sub. Welcome back. Grazie Cane in Bomba anche per il Prime. E benvenuto nell'esercito di Gates Game. Io non lo sopporto più questo, non lo sopporto più, ragazzi. Io spero che sia l'ultima missione di Brucey, perché Brucey... Hit me, nel muso. Dai, nel muso. Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? No, nel muso, non nella pancia. It's a guy. Fuck you. Dude, listen. The cousin of... Ah, devo fare un appuntamento romantico con uno per ammazzarlo. Vabbè, facciamolo. Brucey, you got to chill. For real. Comunque, se provare a giocare Assassin's Creed senza V-Sync non funziona il salto della fede. E schiatta malissimo. Me l'hai detto, sì. Aia, schiena oggi mi sta ammazzando. I am a vulnerable guy who needs to be held by big strong arms. You got to be kidding me. You got to be kidding me. You made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up. You got to be kidding me. Con la fronte distrutta, ritatta. Okay. But you have to pay, eh? You have to give me the money, or else I will not do it. Sai, questa è l'ultima, mi sa. Devo uscire di DBD Mobile. Ma Alessio, non ci giocherò mai a DBD Mobile, perché... Devo dirlo il perché, non lo dico nemmeno perché è talmente ovvio. Ci giochi te a DBD Mobile? Io non ci gioco a DBD Mobile. È un gioco inutile. È un gioco che esiste solo come pubblicità a DBD. Ma non è che esiste per essere un gioco che funziona, coerente e sensato. Capito? Per cui chi se ne frega. Thank you very much. All right, man. I'm at the internet cafe. What now? Love me. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom. French Tom. You heard animal, man. Eat him alive, okay? Cazzo è questo? I tatuaggi. Fuck off. La cresta. Allora. Andiamo qua. Allora, dov'è? Ah, che faccia! Ecco French Tom. Lavoro gigolo. Corporatura figo, eh. Senti. Hai mandato la richiesta. Ora però devo aspettare, non è che mi arriva subito. Cosa? Pieno di soldi.
Lavoro pieno di soldi. Pieno di... No! No, non volevo. È scappato il colpo. Ma però sta macchinetta mi fa venire voglia di caffè, madonna. Sto un po' in astinenza in questi giorni. Ma perché non tira dove va il mirino? Cioè il mirino è qua, però lo tira più a destra. No, quella volta no, però. Allora, abbiamo mandato la richiesta. La richiesta. Pieno di soldi fino all'orlo. Can you stop please? I need to rob your vehicle. No, anzi, ma prendiamo il taxi che è bello lontano. Sì, è bello lontano. Lontanissimo. Dai, troviamo un bel taxi senza perdere tempo. Aspetta, chi è questo? Ma chi è, Dario Franceschini? Via. Yeah. Rabbino là che scappa. Non c'è taxi. Gli è ben visto. Andiamo. Aris GT, grazie dei 200 bits. Gli unici giochi decenti su smartphone sono Monopoli e scacchi. Il resto meglio non definirli giochi. Sono d'accordo, Aris, perché l'ho detto mille volte, ma lo ripeto ancora l'ennesima volta fino alla nausea. Se si controllano così male sul telefono, non hanno ragione di esistere i giochi FPS. Qualsiasi gioco dettagliato è stupido farlo su mobile. E lo fanno solo come pubblicità. Quindi che senso ha giocarci? Che senso ha? COD Mobile. Ma non ha il minimo senso. Coi denti gialli là. You look like a piece of shit. You look like a turd. Ho mai giocato a Sleeping Dogs? No, quello non ci ho giocato. Anzi, Xager Hate, per il mezz'anno di sub, bentornato nell'esercito degli Ace Game. He is doing bad, I kicked him in the balls and he's not talking to me anymore. I kicked him repeatedly in the nutsack. You love his stupidity. Ora devo andare un altro coglione. Questo è un altro che non capisce un cazzo. È un po' come Brucey. Simile, non è... Vabbè, simile, è sempre scemo. Una gelatina balla meglio, ma sì. Bully dovrei portare. Ma quello è bello buggato, eh. Sì, è pieno di bug. Guarda, infastidito. Turn that off, I will make you eat it. I will make you eat it, I will shove it down your throat. L'ha rotto! 10.000 euro nel secchio. Ma avete idea di quanto costano quelle videocamere, non sono videocamere, quelle robe professionali? Costano anche 20.000 euro. Vabbè, uno così piccolo no, però. I will break it, eh? I don't give a shit. You want to put it on YouTube? You want to put it on YouTube, eh? Rip. I got money. In which case you've got help. But you have to pay, eh? You have to give me the palmicchio. Just don't even. Vabbè, che devo fare? Ah, devo eliminare gli spacciatori. E lui si deve prendere il merito. But first we need to do a cosa preliminare. I need to give you a kick in the balls. Nico, man, don't make me angry. I will make you angry, eh? Kick the balls? Allora. Non ci sono obiettivi, eh? Sali su un veicolo. Vabbè, sì. Quello. Come minimo. C'ho poca vita. Andiamo a Burger Shot. Andiamo a prendere un hamburger. Hi, welcome to Burger Shot. How can I help you? Give me something to eat.
Have a nice day. Vabbè, così almeno ci ricarichiamo bene. Perché qua, a differenza di GTA 5, la vita non ti si ricarica neanche un po', eh. Ma è scemo. If this ends up on YouTube, I will kill you. Esatto. Il l'ha scassato. Andiamo. Tanto è qua. Ah, qua devi far fuori un bel po' di omini, se non ricordo male. C'è proprio la... le bande, pieno. Sa che c'è tipo un edificio pieno di gente. Non sono sicuro se è quella o quella... O se è quella dopo, quella a cui sto pensando io. Oh. I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Roman's. I don't know if he's grown up enough to make a good husband. What's it to you anyway? I didn't know you and Mallory was that close. Devo seguirli. Fai in modo che si accorga della presenza. Ah, devo seguirlo da lontano. Se se ne accorge sono cazzi miei. Oh, ma comunque ci avete fatto caso che in ogni GTA, ogni no, vabbè, a partire dalla GTA 3 però, in tutti i giochi GTA c'è sempre una missione dove devi seguire un veicolo senza farti sgamare. È vero o no? La GTA 3 c'è. Su Vice City mi pare che ci sia anche su Vice... Sì, c'è su Vice City, su San Andreas, sul 4 e sul 5 anche. È vero. In ogni GTA c'è sempre una di queste missioni. Stanno girando le palle. Oddio. Anche su Vice City Stories e Liberty City Stories pure. Io non ci ho giocato. Alle versioni per console non... Cioè console exclusive non ci ho giocato. Ho capito, ma c'è uno dietro che mi tampona. Se mi bloccano la strada. Sì, ma io mi sto rompendo i coglioni. C'è il traffico bloccato. Cioè il traffico è letteralmente fermo. Guarda, non si muove nulla. Ok, let's fix the problem. Ecco. Ho risolto il problema. No, non si muovono uguale. Ho spaccato il semaforo. Madonna. Incredibile sta roba. Che rottura di coglioni. Why you want to clean up the street so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, caring for these streets. Ma io veramente sto gioco mi sta veramente rompendo i coglioni. Che cazzo succede? Si è intasato tutto il traffico. Oh madonna, ti vuoi schiodare? Ma quello rimane fermo. Rimane fermo. Lezzo. Non va. Guarda lì. Guarda. Ti vuoi muovere? Sta di merda. Oh, non si muove. Sì, ma questo che cazzo fa? E questo che blocca il traffico. Shit, man. You don't need to find that thing until we find the rest of those suckers, man. Ho capito, ma non si muove un cazzo.
Cioè, è incredibile sto gioco. Ma non si muove! Che devo fare? Ma perché? Guarda, non riesce ad andare. Allora vaffanculo! Vaffanculo allora! Vaffanculo! Ma vaffanculo, vaffanculo! Sì, ho giocato malissimo, è colpa mia totalmente. Non del gioco di merda rotto, schifoso, lercioso, no. È colpa mia, è vero, capito? Colpa mia, ho giocato male, ho giocato proprio male. Non è che è un gioco di merda vecchio in culo fatto a cazzo, no, no. Colpa totalmente colpa mia. Madonna, 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 madonna. Dio. Rockstar Games, sì, Rockstar Games, ho capito, intanto fanno dei giochi che, cioè... Fanculo. Testa di cazzo, testa di cazzo. Perché se non si muove dopo 20 minuti lì, fermo per la strada, fermo, immobile. Io non riesco a spiegarmi il motivo, sono sincero. Non lo so. Sì, la deficienza artificiale, bravo. La deficienza artificiale totale e completa, di merda. Merda proprio. Ma stai zitto. Infatti, non a caso, queste missioni sono sempre odiose. In tutti i GTA sono odiose. Sono veramente odiose. Se avete clippato, facile che vada nei best moments. Incazzato sì, incazzato sì, perché è un gioco di merda. Io se perdo, devo perdere per colpa mia, non per colpa del gioco di merda, capito? È del 2008. Ok, ma scrap my balls and kiss my ass. Non mi dici che succede di nuovo, eh. Sì, sì. Che spazzino, spazzo la strada da cima in fondo. Questo posto è davvero immondo. A volte mi fa schifo. Che spazzino, spazzino. I'll break your motherfucking neck. I should have never read your fucking emails. I should have never read them. They were moto. No, no, non hai capito un cazzo. Tre ore a terra. Boom. Last I heard, these dealers was up on Grand Boulevard. Let's go take a look, man. Kiss my ass. E lui il casco non se lo mette. You know, I'm bored of you, man. Let's listen to some music. Fallito perché ho schiacciato uno spazzino. Vabbè, dai seri ora, dai seri. Se non si vince. No, dai, ora. No. Sì, ma non rimane fermo, eh. Non rimane lì fermo perché davvero. Ma tenente, chi è che si fa time outare? Ma come fa la gente a riuscire a farsi time outare? Ma come fanno? Appena felato un colpo su PD2, aperto il capo, inizio il saccheggio. E appena fuori mi becco una guardia senza cerca persone, missione fallita, quante bestemmie sto tirando.
Non me ne intendo molto, però posso immaginare la frustrazione di non riuscire a fare un colpo. È un po' quando lo fai a GTA 4 che qualcuno si fa ammazzare alla fine e senti pum pum pum. Tizio si è fatto uccidere. No! Sacco di merda! Frustrante. Non ha scritto nulla di grave per evitare il flame inutile. Air flame. No, di nuovo no, ti prego, non ti intasare, traffico. No, sembra non essersi intasato stavolta, vedi? Ma perché? Perché? Man, you hit him. Ma cosa? 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 Cosa ho fatto? Perché ho suonato il clacson? Che è successo? Non gli sono andato addosso. Ma che cazzo stai dicendo? Madonna di Dio. Non ce la faccio più. Ogni volta che gioco a GTA c'è sempre qualche merda. Ah, era il clacson. Non posso fare ne. Vabbè, ma capirai. Io non suono il clacson, ma chi gli frega. No, c'ha paura del clacson. Mi metto la strizza. Non si può fare l'avanzoncina, no, vietato. Dai. Il clacson. È lui che mi vuole ammazzare, ok. Capito. Donna di Dio. Si impara sempre qualcosa di nuovo. Quando fai il colloquio, quello è bello. Manca un po', mi sa, però, per quella, forse. Se non ricordo male. Divertente sta missione, mamma mia. Oh! M'ha tamponato! Gli cambiamo il favore. Che cazzo, un po' per uno, Anzi, a te gli si dà un altro ancora. No, l'altro faro lo voglio spaccare. No, che non si schifo. Che è andato a destra. Si è sfacciato per la finestra, così a casa. Non devo attirare la polizia, sennò fallisco. Non si sa dove va. Ma qua. Qua sembra esserci meno traffico, perlomeno. No, non devo sparare, non devo sparare. Fuck this shit davvero. Ma dove va? No, il traffico ancora. Bravo, infilati, dai. Quello mica attira attenzione, capito? Però se suoni il clacson, un crimine. Ha suonato il clacson, fa volare i barili. Ah sì, che a me. Ecco, un'altra volta fermo. Davoso, cosa?
No, 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 no. Dov'è? Dov'è? Moscia sta missione, moscia. Quando arriva a destinazione li fa fuori tutti, però sta parte qui è proprio moscia. È stato lui a tamponare ora. Mamma mia. Ma di qua. Mi sa che siamo vicini, eh. Ecco! Ci siamo finalmente. Ecco, ora devo ammazzarli tutti. Ora devo ammazzarli tutti. Ora non devo stare attento a non morire adesso, perché sennò dopo un casino. Mica mi aiuta. Lo spacciatore è entrato nel magazzino, prendilo. Ma prendilo nel senso, fagli easy rect. La porta è chiusa. Andiamo di qua. C'ho delle armi un po' così, Qua è chiuso. Forse da qua? No? Dove cazzo si entra? Qua sopra. Sì, vedi, c'è il paletto di legno apposta. Quanto bello allestito apposta. La finestra. Ma dov'è la finestra? Ah. Non ti tagliare, eh. Aia. A domani, Fede King. Faremo un po' di sdunzato su DBD domani. Attenzione qua che... Non la voglio ripetere questa. Servirebbe una bella granata, in realtà, qua, eh. Ah, la bla 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 bla. Corbellini. È ancora vivo, eh. Vedi? È morto. You in a danger zone, son. I am not in a danger zone, you are. Get wrecked. Next time kiss my ass properly. Si prende anche da bere, giustamente. Tra uno sparo e l'altro. Birds? Bella Woods? Birds? Abbiamo fatto? Manca ancora qualcosa? Ma non sono tutti morti. Sì, ma devo uscire? C'è un cosino verde qua, mi sa che devo uscire. Ah, devi sparare alla porta. Devi sparare alla porta. Cioè, spari alla porta, tatà proprio.
Chiaro. Ecco, e lui si deve prendere il merito di tutto questo. Era quella la missione. Tu li fai fuori tutti e lui si prende il merito. You look like a fagiano nell'ano. Mica Nico. Mica Nico. Guarda qua. Luridi. Rubiamo un altro taxi. Se c'è. Easy Nico. Ma meno male che sono morto. Anzi, ho fatto il devasto. Però mi piacerebbe avere più armi. Solo sta mitraglietta. Poi le avrai le armi, poi le avrai. We are going to the Uncle Pepe, we are going. To the Uncle Pepe. Ethan Hollow 34. I 20 euro di Ethan Hollow. Porterai solitario in live. Sto scherzando ovviamente. Comunque mi fai troppo spaccare dal ridere. Sono arrivato tardi, però mi fa piacere essere qui a guardarti. Buona live e buona serata. Mamma mia, Ethan Hollow. Stasera abbiamo finito Doom. Abbiamo falciato il diavolo in persona. È stato troppo bello. Nato. Domani torniamo su Dead by Daylight. Ghigno lurido, il baffo lurido. Che era? Non volesse ripreso. Grazie ai 20 euro di Tanolo. Veramente generoso. Anche il Peppe. Intervista grulla. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got to yo, man, I was getting my flow on, man. I ain't rap for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the best of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man, fucking... Ancora, devi pagare di nuovo allora. A bunch. Ah, questa è la missione dove devi andare nel blocco là, ammazza tutti. Mi sa. They looked at me in a nasty way, that's what they did. As long as they pay. Qua col dito, as long as they pay. If they do not pay, I will do nothing. I will stay with braccia incrociate if you do not pay. Windmill Street, sì, mi sa che quella lì devo andare in un blocco di appartamenti e far fuori tutti. Se non ricordo male, eh. So sarà quella, ma mi pare di sì. Ma ad Ammunition c'è qualcosa di bello? O no? Sa di no. Sa che non c'è un cazzo di bello. Do you have a customer, my friend? No, stavolta non c'è nessuno. Strano, non c'è nessuno nel taxi. Di solito c'è sempre qualcuno. Un M4 c'è in teoria, di già? No, non credo, eh. No, di già non penso. Fai fuori, ah, questa missione è semplice. È dritta al punto. Sì, è finito Doom. Leave your valigia there. Where are you going? E se ne va senza. Oddio. I hate guns. Lascia lì, eh. Do you want some spazzatura, my friend?
No, scappano. Maremma. Maremma turbolenta, dimmelo prima. Vabbè, ma ora scappano i mortacci loro. No, forse no, forse no. Fregarella, Fregarella, vuoi scappare? Lurido. Lurido, 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 lurido. Usa il mouse per mirare al tuo bersaglio, madonna. Non ti avrebbe mai detto. Ma se sono arrivato fin qui nel gioco, saprò mirare al mio bersaglio, no? Usa il mouse per mirare al tuo bersaglio. Usa il mouse. Per cosa? Per mirare. Dove? Al tuo bersaglio. Ok. Bravo, 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 bravo. Easy. Rekt. Capitano ovvio. Tutto bene a Malta, insomma. Sono un po' di casi anche qui del grullo virus, però. Anni luce meglio dell'Italia. Sotto quel punto di vista. Give me the money, please. Stay crappy. Shut up. Allora, un messaggio da Brucey. Uno spettatore come te interesserà subito a mettere da parte dei dollari facendo vigilante. La polizia. Ah, qua poi mi fa le missioni del vigilante. Che sono carine, eh. Non sono neanche troppo male. Anche questa cosa è stata rimossa da GTA 5. Su GTA 5 non puoi fare le missioni vigilantes. Non so perché hanno levato le missioni del taxi e vigilantes, ma perché aggiungeva qualcosa in più da fare. Non vedo perché togliere una cosa alla fine già implementata. Boh. Mi sono stancato di lui non appena l'ho visto. Torres! Torres! Pedazzo di merda, guru brasileiro! Torres! No, con Torres io non ci voglio avere niente a che fare. Con qualcuno che si chiama Torres. Claudio Torres o guru digital. Ma se faccio la missione vigilante, se invece... I want your car! Bye bye! Voglio fare una missione del vigilantes, che è da un po' che non ne faccio. Anche se ti danno solo soldi, mi pare. Elisabetta Torres. Oguru di Hidal. Oguru di Hidal. Aspetta, mi si era buggato il coso. Devo ringraziare Conrad 908 per i 3 mesi di fila. Che mi ha chiesto se andava tutto bene a Malta. A Malta non va tutto bene, come in tutto il mondo. Però va sicuramente meglio che in altri paesi. Anzi, è uno dei paesi che è stato meno affetto dal problema per ora. Ma anche qua i casi stanno cominciando. Allora, visualizza crimini. Criminale a piedi. Fai fuori, non è che lo arresti, no no. Non lo dobbiamo arrestare, dobbiamo farlo fuori. Sono carine queste missioni, vedi, vai là. Lo ammazzi, dovrebbe darti soldi. Su GTA 5 non c'è. How dare you? Rekt. Easy. Scena del crimine ripulita, vedi? È bello, è qualche soldino. Suspect rect. Poi registro. No, chiama rinforzi. Ah, devi fare. Vedi, ogni città c'ha dei bersagli. Tipo, tu scegli il nome di uno. Da che faccia fiera. Aggiungi la sua posizione al radar e vai a sputargli in bocca, capito? E li devi fare per il 100% questi, mi pare.
Carino. Grazie anche a Conrad, ringraziato a Nicodella99 per i 4 mesi di fila di seguo da quando avevo 2 anni, certo. Da 2 anni, eh. 2 anni. Comunque sì, c'è gente che dice Zeb, ti seguo da 20 anni. Cioè, così così. Vabbè, ma tanto se è vero o no lo sanno loro, a me alla fine è ovvio che non prendo per vero sempre subito tutto quello che leggo. Però potrebbe essere anche vero che uno mi segue da tanto tempo, eh. Però mi viene da pensare, ai tempi, all'inizio ero seguito da pochissime persone, eh. Quindi è possibile che proprio quello sia stato uno di loro. Difficile. Cioè, i miei primi video avevo un qualche centinaio di view, 300 così, un cazzo. Easy, easy rect. Ora, se io faccio così, no? E torno sulla ricercati. C'è il nome rosso perché è morto, perché sta 6 metri sottoterra. E ogni, ciascuna città, ciascuna delle 4 città, vabbè, questa è piccola, ma anche qui c'è. C'è un registro di criminali, vabbè. Per ora sti cazzi, torniamo a... Torniamo al nostro. Brucey, che vuoi? Your balls? Aia. Sta giocando d'azzardo come una bestia. He can look after himself, Brucey. Certo. Io da quando portasti War Rock giochi di merda. Cos'è la prima cosa che vedi? Uno stronzo che sfolazza in giro lì. Madonna. Pieno di cheater. Pieno di cheater War Rock. Ma ancora esiste? Purtroppo mi sa che esiste ancora. Oh, non chiama il taxi, spammo E. Spammo e non lo chiama. Ora lo chiama, grazie al cazzo. Esiste ancora. Esiste ancora War Rock. Sì, la Nintendo Wii, quello pure è un video quando ero più giovane. Con meno pensieri, abitavo ancora a casa con i miei. Della serie sti cazzi, perdiamo tempo. Where the beggars smell of ass. Ma c'è un discorso interessante in corso. O forse no. Nico Bellic. La chiamata pubblica. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who has so many enemies. You robbed Bulgarin. You killed You robbed the Bulgarin. No more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin? It was not my choice. I will find you, Nico. I will find you. You and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. Incazzato. Oh, nonna. You have a cliente? Not anymore. Bye bye. You don't have a cliente anymore. Piss off. Get out of the taxi. Andiamo da Elisabetta Torres. Grazie, Ifra Save. Per i 3 mesi. You got my 3 month, my friend. I will do a sub again. I will never sub to a rotten channel. If you play Fortnite, I will never give you the sub because you are rotten. You are rotten inside. Grazie, grazie Tris. Esiste ancora War Rock e tutto gruppo dai miei amici ci sta giocando per sto periodo di reclusione. Ma è brutto, ma non è bello, ma con tutti i giochi moderni e divertenti. Perché devi giocare proprio a quello? È lurido. È lurido. Dov'è? Ecco Torres. Mamma mia. Yeah. C'ha un culo sul petto. C'ha un culo, sembra il culo da camionista. C'ha il culo da camionista sul petto, guarda. I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Dai. Easy.
I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. Vero, vero. Forza. Manny è un dito al culo. Grazie Hector per l'euro. Ciao Zeb, giocherai a Half-Life Alyx, cosa ne pensi? Beh, no, perché non ho il dispositivo necessario della realtà virtuale o quello che serve. In più, a me non piacciono certi giochi. Non mi piacciono. Anzi, sono... Allora, il VR, secondo me, avendolo provato, perché comunque l'ho provato a delle fiere, quando lo stavano pubblicizzando. Non mi piace, e la ritengo una tecnologia ancora troppo giovane per essere usata in ambito di gaming. È più ingombrante che altro. Cioè, quando una tecnologia arriva a toglierti qualcosa dal gioco, è una merda. Perché, per esempio, nei giochi sparatutto ti puoi muovere in modo limitato. Questi limiti mi fanno schifo. E non mi piace per quello, perché ogni volta che giocavo a qualcosa del genere mi verrebbe voglia di giocare ad una versione normale, standard, di quel gioco. Poi, vabbè, possono essere punti di vista. A me non fa impazzire. Fa venire una forte nausea il VR. Step, a me non nausea, però non mi diverte. Non mi dà... Cioè, gli effetti sono... Non mi convinco. Non è che quando vedo l'effetto dico oh Dio, sembra una forzatura. È come il cinema 3D quasi. Forse è un paragone un po' tirato il cinema 3D. Però non mi piace. Non vedo la necessità. È una tecnologia che secondo me dovrebbe essere messa in campo solo quando viene perfezionata, solo quando ha veramente qualcosa di grosso, di bello da offrire, no? Corposo. Non che una finta. Questa è una finta realtà virtuale. La chiamano realtà virtuale, ma non è tale. È solo un nome. Dai, è una presa in giro. Poi costa un botto di soldi. Non è quello il problema, è proprio che è brutto. Grazie, Impe, per i 100 bits. Qui dobbiamo spogliare qualcun altro. Sali sul tetto e recupera il fucile da cecchino. Bene, finalmente un'arma diversa. Bene, un'arma diversa. È vivo. Vedi un barbone. Salzato. Ho avuto una brutta esperienza nel cinema. I don't give a shit. I'll kick you down the stairs. Run away. Kick you down the stairs. No. Dove va? Oddio, paura, eh? Il barbone. Sbatte con tutti gli angoli. I kick you in the head, eh? Calcio in culo. Sembra Vsauce, Michael here. È lui. Guarda. Easy. Bye. Allora, andiamo a prendere sto cecchino e mi diverto. Se non fai ste stronzate, non ti godi appieno il gioco. Se non cazzeggi almeno un po', non ti diverti. Dai, ma che stronzatina ogni tanto. Allora, qua c'è il fucile. Ah, qua dobbiamo ammazzare qualcuno dall'appartamento sul lato opposto della strada, se non ricordo male. Ecco, vedi, raggiunge la posizione strategica, cioè qua. Vedi là. Ah no, aspetta, forse non era questa. Ah no, non è quella. Pacchi e il suo socio sono arrivati. Vigila sull'incontro. No, devi assicurarti che vada tutto bene. Ovviamente non può andare tutto bene. Deve andare per forza tutto male. Hai capito? Dammi i soldi.
Sono tutte guardie qua. Pieno. E ora le cose diventano marce. Aia. Aia, si sta incazzando. Easy. Oh, beccalo. Morto. Si nasconde. Birds? Birds? Da là. Easy. Ma com'è pack in difficoltà? Ah! Ce n'è un altro. Oh no no. Il rinculo. Rect. And rect. Basta. Easy. Easy, my friend. No! No! Volevo andare sul balcone! Volevo andare sul balcone! Vaffanculo! Madonna! Volevo andare sul balcone! Madonna, ragazzi! Vedi, vuoi fare la furbata, lo prendi nel culo tu! Però... Però c'è da dire una cosa. In questo gioco, a differenza di San Andreas e Vice City, le armi non le perdi quando muori, però perdi solo il 10% dei tuoi soldi. Va bene. Va bene. No, va bene non va, però vabbè. Fast death, sì. Non male, vabbè, dai. Taxi! Taxi! No, no, I don't give a shit if you have a cliente! No, you have a cliente? No, no, you have a cliente! I don't give a shit, I will run on foot and stop you, eh? I will stop you. You will not get far. No, no, no. No, 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 you ass! Dai! Madonna, ma come mai sto a buon umore ora? Niente. Ma che American TV? Ma che cacchio me ne frega? Boh, Roman è strano, a volte è disperato, ora sembra essere contento. Do you have a cliente? Do you have a cliente by any chance? No cliente. Ok, I don't give a shit. Oh, vuoi entrare o no sta macchina? Allora. Oh, porca puttana, oh, anzi, si bugga proprio di brutto. Si bugga la cosa, Streamlabs. Where you wanna go, Jefe? To hell. We're going to San Quentin Avenue. Se prendi il telefono ti spunta dall'ultimo checkpoint. Sempre, Ma se muori, se fallisci però. Non avevo fallito lì, Non avevo fallito. Sagitto, Jacob, dammi un computer telefono se hai bisogno di soldi. Vabbè, però devo fare un lavoro, non è che ora gratis. Soldi gratis, non penso. Perché è sparita la mappa? È sparita la mappa? È sparita la mappa! Spero, non è che ho disattivato per sbaglio... Radar sì. Radar sì, non c'è radar. Madonna. Ah, è tornato. Ah, ok. Gioco di me, cioè. Mi fa questi scherzi, sto gioco, mi fa degli scherzi non indifferenti. Nazimpe 97 per i 100 bits. Io mi ricordo che volevo capire come giocare a Minecraft e riscoprì il grande Zeb 89. Minecraft è una merda. Subito appena esce Minecraft, e Minecraft è brutto. No, Minecraft non è che è brutto, però a me personalmente annoia. A me personalmente annoia. Annoia, c'è poco da fare.
The Lost and Damned, eccolo là, il protagonista. The Lost and Wrecked. The Lost and Wrecked. Troppo dispersivo. Ma non è que- cioè, quando hai fatto fuori il drago ti rompi il cazzo, perché non è che ora se costruisci, sì, ti fai un castello e ci vivi dentro, sì, ma finisce lì la cosa. Brutta che l'è quella. Brutta che l'è quella. Wait, first we need to do a tradition. Do you know the tradition? This is the tradition. Facciamo sta missione, va. E poi vi do appuntamento a domani con un po' di Dead by Daylight anche. Zalabuz? Domani si fa di BD, si fa bizzevini, 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 si fa. Elisabetta? Cosa ho sentito? È Elisabetta. Non è Elisabetta, Elisabetta. Giuseppe Conti. Hai finito Doom? No, Giovanni, l'ho interrotto perché è troppo difficile. Sono arrivato alla fine, no? E il boss era troppo forte. Io ho interrotto perché non... Secondo me è un gioco di merda, è troppo difficile. Sembrava bello Doom e poi alla fine il boss hanno fatto OP e vaffanculo. E io ai giochi OP basta. Infatti l'ho votato male su Steam, io ho messo pollice in giù perché quel boss è troppo esagerato. Esageratamente forte. Non mi credi? Provaci. È inutile che ridi, eh. È inutile che ridete in chat. Che vi ridete? L'abbiamo battuto. Ti stavo prendendo per il fondo schiena. Gli ho sputato in culo. Ma che credi? Che uno come Zeb si lascia sconfiggere da un diavolaccio infame? Per cazzo. Ho vinto e come? Su Nightmare. Gli ho fatto annusare uno strappo di carta igienica usato. Gli ho fatto annusare quel coso, il diavolaccio. Ti sei preso un colpo, dalla serie. Ma come, Credeva, lo pensava. Lo sai perché ho voluto trollarti? Perché sei tipo il sesto, settimo che me lo chiede. Che praticamente c'è gente che no, che magari c'aveva da fare. Si è collegato un po' tardi. E allora mi fa Zeb, ma allora Doom l'hai finito? E io sempre sì. Sì, l'abbiamo ammazzato il boss. Sì, abbiamo vinto. Sì. Poi all'ennesimo, no, no. Mi romper cazzo alla fine. Vabbè. No, Doom è bello, è un bel gioco. Per finirlo su Ultra Nightmare, non è che non è fattibile, però prima ti devi fare la blind run e imparare i combattimenti, quando usare certe armi, eccetera, che mostri ci sono, e poi puoi provare a fare delle run su Ultra Nightmare, puoi tentare piano piano di farne, no? Segui Playboy per incontrare il contatto al secondo piano. Qui c'è da sparare. Questo fucile è meglio. Lo lascia a terra, cioè lo butta via il fucile. Non è che lo vende, cioè proprio lo butta a terra come se fosse una cicca. Fiero, non gliene frega un cazzo. Andiamo. Con Ultra Nightmare sblocchi la skin di Luigi Monnezzaro. Sì, ho visto che sblocchi la skin dorata. You ready to wreck them? Are you ready to spit in their asses and shit on their heads? Let's go! Let's go, my friend! Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're being an ass. You ain't right, friend. No, come on, let's get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! Echo! Freeze!
Era il poliziotto in borghese. Sdunziamole. Dove stanno? Ci penso io. Dai, di fucile. Get out of my way. No. 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 Mi ha preso per il culo. C'era uno là dietro al muro. Merda. Sì, domani faccio DBD. Oh. Faccio un pezzo in vene domani. Il problema è che non... Dov'è la vita? Where's the fucking life here? C'è? Da sopra? Dai, ho sparato! Testa di cazzo, pezzo di merda! Giù per le scale. Holy... Ma vaffanculo. Ma cazzo, oddio, che faccia! Che fa... No, aspetta. Incazzato nero. Incazzato nero. Aiuto. E dai. Curvuli. Bella bellina. Che cazzo. Ma mi sono fatto sputtanare da uno SWAT che stava nell'angolo. Sì, è inviperito. Nocchino. Sì, ma dove è il posto? Ma io non c'ho voglia di andare laggiù. Dov'è il taxi? No, I want a taxi, my friend. I don't have voglia to go down there. You have a passenger? Muoviti. È incazzato, sì. I want to go to quel paese, please. Questo parla di rubli. Ora si vince. Andiamo alle munizioni qua. Non si fa i cazzi su, non si fa i cazzi su. C'era lo SWAT nell'angolino, era un merdoso. Sbagliato piano. No, pescero. Su che piano sta la festa? Qua. No. Sì è. Cioè, non sono andato sulla freccina. Oh, ti muovi. Donna. Proprio incoglionito. Ho provato la battle mode, mi fa schifo. Mi fa cacare al cazzo la battle mode, è sbilanciato e noioso. No, è sbilanciato e noioso, mi fa schifo. Ho SWAT. Tacci loro. Madonna. Attenzione. We move. È debole però sto fucile, onestamente. Cioè, sono deboli. Ti levi di mezzo. Sono debili in generale. Perché il mitra mi sa che... Basta che gli fai l'headshot. Vedi, è già morto. Bello è morto, vedi. Vedi, col mitra spari alla testa, risolvi il problema. Invece
col fucile, bam 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 bam. A me di fare bam 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 non è che mi va tanto bene. Get wrecked. Il mattone. No, no, basta. Basta, se no ci manda in culo poi. Muori. Oh! C'è una macchina lì. La moto! Via! Dov'è lui? Dov'è? Azzera il tuo livello di sospetto. Vabbè, 2 stelle, easy. Senza casco, fiero. Luzzi. Come? Ma come sono? Altri che 4, ma levati dai coglioni. Vaffanculo. Una vaffanculo. Vaffanculo, dai, ma sono troppo abituato a San Andreas dove vuoi fare i numeri. Dopo la pietra qua c'è cemento armato il naso maializzato, proprio schiacciato. Una ragazza, proprio sul più bello, ma proprio sul più bello. Dai, Zeb, potevi finirla quella missione almeno? No, you had one fucking job, un tu sei buono.